cari lettori, amici del Risveglio Popolare, siamo qui per presentarvi la prima pagina del secondo numero del vostro settimanale del 2023. Ma prima di tutto non possiamo non ricordarvi che è sempre attiva la campagna Abbonamenti 2023. Grazie a chi ha già provveduto a rinnovare l'abbonamento, a chi l'ha regalato ad altri, quindi ha incrementato il numero dei nostri abbonati, e grazie anche a coloro che nei prossimi giorni lo faranno. Ci sono diverse possibilità per abbonarsi, le trovate indicate nell'ultima pagina del giornale di giovedì. E poi potete abbonarvi al cartaceo, potete abbonarvi anche all'edizione digitale e quindi averla sul vostro computer, sul vostro smartphone, sul vostro tablet, insomma tante possibilità per leggere un giornale che ha molte notizie anche questa settimana, molte notizie, molti approfondimenti, un giornale che ci piace particolarmente, che apre anche con una buona notizia, perché dalla casa circondariale, dal carcere, non arrivano soltanto delle cattive notizie come nelle settimane e nei mesi scorsi, ma arrivano anche delle belle notizie. C'è stata un'esperienza teatrale che ha tutto un suo senso e che noi spieghiamo nelle pagine interne. C'è stata anche la lettera di un recluso che ci ha scritto, alla quale abbiamo risposto, sul tema del femminicidio. Altre notizie sulla prima pagina che poi rimandano come sempre nelle pagine interne, non si può mettere tutto ovviamente sulla prima pagina, ci sono tantissime cose di cui scriviamo questa settimana e le tante rubriche alle quali ormai siete affezionati. Puntiamo l'attenzione sull'insegnamento della religione cattolica, finalmente che cosa è, ma soprattutto che cosa non è l'insegnamento della religione cattolica, e lo scriviamo, lo facciamo con la testimonianza dei docenti, proprio perché questo è il momento in cui studenti e genitori debbono decidere che cosa fare l'anno prossimo, dove iscriversi, come iscriversi e cosa scegliere. A piede pagina, al nostro territorio, Rivarolo, è di questi giorni appunto la notizia che il sindaco Rostagno ha, tra virgolette, licenziato una sua assessora perché le divergenze erano diventate ormai inconciliabili. Cerchiamo di saperne un pochettino di più, il retroscena, ecco, di questa situazione. I titolini ci rimandano nelle pagine interne, sono dei richiami per sollecitare la vostra attenzione. Il nostro editoriale, imparare il digitale, mettiamo l'accento appunto sul digitale, su questo mondo digitale nel quale tutti ormai siamo immersi, ma che bisogna imparare a gestire, imparare ad usare. E c'è chi non vuole saperne, ma il digitale non è una cosa naturale, non viene così spontanea. Bisogna imparare a gestirlo, imparare a lavorarci dentro, imparare a farsi capire, perché non basta sapere cosa dire, bisogna anche sapere come dirlo. Grazie e buona lettura a tutti!